Dichiaro aperto il processo a carico di Andreotti Giulio, qui presente davanti a questo Presidente. Spero in tempo per evitare che scatti un'altra volta la prescrizione. Il senatore Andreotti è imputato di collusione con l'organizzazione criminale Cosa Nostra. Estraneo a qualsiasi contatto con l'organizzazione denominata mafia. Signor Buscetta, lei al giudice Falcone sui rapporti mafia-politica, che cosa disse? Che non intendevo collaborare perché a me sarebbe capitato il manicomio criminale e a lui il trasferimento o la morte. La mafia era in qualche modo un vero e proprio stato illegale, completo di ordinamento interno e di relazioni esterne. Per dalla Chiesa questo polipartito mafioso era un intreccio osceno di relazioni criminali. Occorreva però aprire una nuova fase, aggredire il fronte delle relazioni esterne, la zona grigia, perché era questa la spina dorsale e la corazza protettiva della mafia. Mi risulta che il generale della Chiesa ebbe anche un incontro con il ministro dell'Interno, Virginio Rognoni. Lei è a conoscenza dei motivi di quell'incontro? Gli aveva preannunciato che col proseguire delle indagini avrebbe dovuto toccare esponenti eminenti della Democrazia Cristiana. Era preoccupato perché sapeva che avrebbe dovuto toccare in particolare esponenti della corrente andreottiana. Vito Ciancimino, dal 1956 al 1964, assessore ai lavori pubblici di Palermo, è uno dei massimi responsabili del sacco di quella città. E lei nel 1976 cosa fa? Cosa fa? Lo riceve a Roma e sancisce il suo ingresso nella corrente andreottiana. Ci fu una momentanea convergenza di Vito Ciancimino nella mia corrente e lui volle venire a Roma per rendermene dotto. Una convergenza di tipo spirituale. Ma certo, ma abbiamo, ci siamo, io nel mio studio c'è anche un inginocchiatoio, ci siamo inginocchiati, abbiamo pregato insieme. Quel bacio, il bacio, tra lei e il posto Torina, come nei film di mafia. E lei senatore, Totorina, ma vi siete baciati da me? Ma lei riuscite a immaginarmi mentre bacio qualcuno? Qualunque, chi che sia. Figuriamoci se bacio Totorina, era brutto. Aveva la barba lunga, puzzava. Non ci sono prove concrete, circostanziate contro di me. Io sono accusato di essere al centro di una mostruosa catena di montaggio di favori per i mafiosi. Ma quali mafiosi? Ma quali favori? La verità è che Rina aveva trasformato la corrente andreottiana in Sicilia in una struttura di servizio di Cosa Nostra. E sappiamo che Andreotti sapeva, perché Carlo Alberto Dalla Chiesa l'aveva informato. Era consapevole di chi fossero realmente i suoi referenti in Sicilia, mafiosi o collusi. Andreotti non solo sapeva, ma ha compiuto atti volti a favorire l'organizzazione mafiosa, con la piena consapevolezza che quelle condotte avrebbero rafforzato il potere della mafia. Concludendo, chiedo a voi giurati di concludere e esprimere il vostro giudizio nel senso di un'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Thank you.